Matteo Collina viene qui a nome di 3D Research, d'accordo. 3D Research è un centro di ricerca, possiamo dire, una spin-off dell'Università della Calabria. Con molto piacere è venuto il rappresentante per farci vedere un progetto. Devi collegare il tuo computer? Ok. Buon pomeriggio a tutti, io sono Matteo Collina e lavoro come ricercatore al Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell'Università della Calabria e nello specifico io sono un subacqueo tecnico e mi occupo di fotogrammetria subacquea, quindi dico subito che oltre a cancellare il cubo di Blender e poche altre cose non sono preparatissimo su Blender, però quello che oggi è un po' quello che spero di fare è quello di portarvi un po' nel mondo del subacqueo, portarvi sott'acqua, e quindi l'argomento di questo piccolo intervento sarà quello di cercare di capire come la modellazione, dai modelli 3D possiamo valorizzare i beni culturali e come i nuovi sistemi come la realtà aumentata e il VR possono aiutare in questo scopo, insomma. La 3D Research è uno spin-off dell'Università della Calabria che nasce nel 2008, abbiamo fatto 10 anni l'anno scorso e principalmente si occupa di valorizzazione dei beni culturali. L'idea di base era appunto quella di utilizzare il 3D per questo scopo. Nel tempo siamo cresciuti, siamo diventati 15 e più tutta una serie di ricercatori come me e di altre persone che girano intorno allo spin-off e che collaborano nei vari progetti, e durante il tempo ci siamo specializzati sulla parte del subacqueo, dove riusciamo ad offrire, diciamo, una filiera completa nella realizzazione di un prodotto, quindi dall'acquisizione dei dati a mare fino al prodotto finale, alla musealizzazione dei modelli 3D, del VR, eccetera. Inoltre siamo in grado di offrire progettazioni meccaniche per particolari progetti scientifici come case subacquei, sistemi acustici di posizionamento e questo genere di cose. Perché ci siamo specializzati sul subacqueo? Perché fondamentalmente i beni culturali sommersi sono quelli più difficili da far raggiungere al grande pubblico. Non so quanti di voi vanno sott'acqua, però insomma generalmente siamo molto pochi, e quindi l'idea è quella di rendere accessibili a tutti delle bellezze che abbiamo sott'acqua, specialmente in Italia e nel Mediterraneo, anche a chi non è un subacqueo. Il turismo in questo campo sta crescendo, anche l'interesse da parte della comunità europea rispetto a tutte le discipline del mare per via dell'inquinamento, della plastica, insomma, sapete benissimo. E quindi noi che cosa abbiamo fatto fondamentalmente? Abbiamo creato un workflow, un sistema dove appunto Blender è nel mezzo, dove inizialmente questo è il nostro sistema, e porterò l'esempio di una villa che si trova a Baia, che è villa con ingresso a Protiro. Per chi non lo sapesse, la zona di Baia è la zona dei Campi Flegrei di fronte Napoli, sulla, diciamo, la costa napoletana, e sott'acqua c'è una piccola Pompei di 177 ettari, piena di ville, mosaici, statue, e ancora non lo sappiamo perché è tutta da esplorare, quindi è uno dei parchi archeologici più importanti in Italia e nel mondo. E quindi con questo nostro sistema di acquisizione ottica e di acquisizione acustica creiamo un modello 3D, poi
su questo modello 3D creiamo delle ipotesi ricostruttive tramite Blender, e poi tutto questo pacchetto di informazioni che sono modelli del reale, quindi il modello dell'acquisizione e le ricostruzioni, con questi strumenti abbiamo creato degli strumenti per la divulgazione. Quindi questo è uno dei pochi programmi che utilizziamo in questo flusso di dati. Per esempio qui mancano quelli dell'acquisizione acustica, e quindi questo è un esempio. Per prima cosa noi utilizziamo la fotogrammetria, siamo specializzati in questo, e realizziamo i modelli per un doppio motivo. Il primo è quello appunto della divulgazione, ma ovviamente essendo parte dell'università a noi ci è richiesto un grado di dettaglio, un grado di accuratezza nella scala, nelle misure, alto, perché vengono utilizzati anche questi dati per questioni scientifiche. Non mi dilungo su che cos'è la fotogrammetria, perché immagino che bene o male lo sappiamo tutti. Comunque banalmente si cerca di riprendere l'oggetto in più punti possibili. Tendenzialmente dovrebbero essere almeno tre punti, per un punto nello spazio si devono avere almeno tre immagini, e poi il software, che in questo caso è MetaShape, che è l'evoluzione di Photoscan, lo stesso programma ha cambiato solo nome, riesce ad allineare le immagini e a creare un modello di camera di Brown, che con 13 parametri stima come quali sono le caratterizza la camera che ha acquisito, e proietta dei punti che poi vengono meshati e viene ricreato il modello e la texture. Chiaramente sott'acqua è un po' tutto difficile, quindi quando pensate che qualcosa è difficile, pensate sempre che c'è qualcuno che lo fa sott'acqua, e quindi è possibile. E tendenzialmente noi ricostruiamo aree di 30 metri per 30 metri, c'è bisogno di un po' di lavoro sott'acqua per crearci dei limiti, utilizziamo delle tecniche particolari di ground control network per scalare i modelli e per essere accurati, e è un'operazione che può richiedere anche settimane per un piccolo sito archeologico, perché mediamente a 30 metri più di 20 minuti non si può stare, perché poi si entra, si superano i limiti di decompressione, e quindi cominciano tutta una serie di problematiche che, insomma, vi risparmio. E quindi fatto questo quadrato, noi passiamo sopra come se fossimo dei droni e acquisiamo tutta l'area, quindi facciamo dei transetti per tutta l'area, oppure se in caso di piccoli reperti si gira intorno e si nuota intorno. Questo è un esempio di come un subacqueo acquisisce i dati. Fatto questo, riusciamo ad allineare le immagini, creiamo una nuvola densa di punti da MetaShape, una mesh e quindi una texture, e quindi abbiamo un modello di quello che c'è sott'acqua. Qui, se non ricordo male, sono 1, 2, 3, 4, sono 8 quadrati, quindi c'è stato un bel po' di lavoro. Questa è un'immagine che spiega quello che dicevo prima, quindi della proiezione delle immagini. Questa è, i quadratini blu sono proprio le foto che MetaShape ci fa vedere come proietta e quindi come è orientata la camera nello spazio. Quindi fatto questo è il modello che otteniamo, ma abbiamo quindi una grande qualità sul piccolo dettaglio, ma a noi interessa la scena. E quindi fare questo per 177 ettari era impossibile, e quindi ci sono altri sistemi, per esempio il multibeam, che è un sistema acustico, quindi vengono mandate delle onde acustiche sul fondale, e viene un trasduttore, calcola il tempo di ritorno del segnale, quindi riesce a stabilire la profondità.
E quindi ci viene data una nuvola dei punti. Chiaramente è un 2.5D, non è un 3D, perché non riusciamo a prendere le parti, chiamiamole sottosquadri, no? Se immaginiamo un fungo, la parte sotto del fungo non è acquisibile, però a noi interessa avere la scena completa. Quindi questo è un esempio di batimetria, e quindi da qui nasce l'idea di creare dei modelli multirisoluzione, e quindi dei modelli ottico-acustici. Quindi fondiamo i dati, e questo chiaramente diventa la base per il lavoro futuro. Aggiungo che sott'acqua non funziona niente, quindi non funziona nemmeno il GPS, e quindi grazie al multibeam riusciamo anche a georeferenziare i modelli, e quindi possiamo poi utilizzare questi dati nei GIS per mappare le aree marine e per fini ingegneristici o insomma di questo tipo. Quindi questo modello diventa la base per l'ipotesi ricostruttiva, però ovviamente noi stiamo facendo l'ipotesi ricostruttiva di qualcosa che è sott'acqua, di cui non si hanno foto, non si hanno notizie, quindi è importantissimo per noi la parte archeologica. Quindi nel nostro team di modellatori ci sono anche archeologi che devono partire da fonti storiche, quindi c'è tutto uno studio a monte di come poteva essere in base ai racconti dei filosofi del tempo, degli scrittori, e chiaramente anche lo scavo archeologico ci dà dei dati, in quanto spesso troviamo all'interno di una piccola stanza, possiamo trovare, che ne so, un mestolo, e questo ci indica che lì probabilmente c'era una cucina. Quindi dobbiamo utilizzare quello che troviamo per fare delle ipotesi ricostruttive. Ovviamente prendiamo anche spunto da luoghi circostanti che potevano essere più o meno simili. Questo per esempio è l'impluvium e il portico del Colonnato a Pompei, che è una zona limitrofa ai Campi Flegrei, è una zona che era popolata più o meno nello stesso tempo, quindi presumibilmente avevano più o meno le stesse caratteristiche. Altre volte invece siamo più fortunati e sott'acqua troviamo dei mosaici che possiamo utilizzare per ricostruire e come base per la modellazione. Questo è un mosaico pavimentale a pelte, un mosaico bellissimo che è coperto dalla sabbia, quindi poi quando si va lì in immersione la guida con la mano scopre questo mosaico, un'emozione bellissima. E quindi anche questo fa parte della parte di ricostruzione. Fatto questo, ci creiamo appunto una mappa architettonica, e su questo, insieme alla base fotogrammetrica e la base del modello ottico-acustico, inizia la parte di modellazione vera e propria, che in realtà è molto più piccola di quello che è la parte storiografica e la parte di ricostruzione. Questo per esempio è il wireframe delle alzate sopra la parte acustica. Oltre a questo, appunto, ricreiamo tutti i dettagli come i tetti, le colonne, tutto viene fatto e verificato con gli archeologi, quindi siamo molto attenti al grado di dettaglio che diamo e alle informazioni che diamo, perché sono prodotti, tra virgolette, che poi vanno nei musei. E ovviamente ricreiamo anche il mobilio, quindi prendiamo spunto da ciò che viene trovato nei musei e in questi siti archeologici. Questo per esempio è un rendering di una, adesso vi mostrerò dei rendering, questo è il rendering di un'ipotetica ricostruzione di una camera da letto.
Questo invece è come abbiamo ricreato il mosaico della camera, partendo dall'acquisizione, dalle immagini, dall'ortofoto e poi ricreando il pattern in Photoshop. Chiaramente, una volta creata la struttura, si passa alla parte di texturing e utilizziamo appunto texture reali, quindi quando è possibile abbiamo sviluppato degli algoritmi per cui dalle immagini che riusciamo ad acquisire durante la fase di acquisizione fotogrammetrica riusciamo a togliere, tra virgolette, non sempre e non sempre benissimo, il degrado che l'acqua porta alle immagini, quindi la torbidità, i riflessi, queste cose qui. E poi tramite alcuni tool di Blender che conoscete sicuramente meglio di me, e adesso stiamo sperimentando Subsustains Painter, ricreiamo le texture il più naturali possibili. E da qui partiamo per ricreare gli scenari. Tutto questo viene fatto in Unity. Noi utilizziamo la piattaforma di Unity, dove questi modelli vengono messi e abbiamo una squadra di programmatori che si diverte a ricreare il comportamento delle cose sott'acqua. Quindi creiamo la scena, dall'acustico ricreiamo il fondale e poi vengono aggiunti i pesci che tramite l'intelligenza artificiale scappano se ci si avvicina, la Poseidonia si muove come se ci fosse corrente, c'è il gommone che arriva sul punto di immersione e riusciamo ad avere questo tipo di scene. Questo per esempio è la parte in superficie di Baia e abbiamo acquisito la parte, diciamo, a terra con un drone, quindi abbiamo fatto fotogrammetria della parte esterna. E questa invece è il rendering della scena sott'acqua. Quindi riusciamo, come vedete, a mettere i pesci, il degrado della luce nell'acqua, la perdita di colore. Questo invece è il rendering dell'impluvium nella ricostruzione. Queste sono altre scene. Ecco qua che il mosaico torna all'interno della camera. Sono l'ingresso al giardino, questo è il corridoio del giardino e il giardino stesso. Tutto questo poi viene messo in sistemi appunto di realtà virtuale. Noi utilizziamo l'HTC Vive e siamo stati tra le prime aziende in Italia a fornire questo tipo di servizio ai musei e questo ci permette di dare una visione totalmente immersiva di quello che facciamo e per noi ha un doppio senso, perché è proprio l'immersione quella che noi vogliamo ricreare, no? E conoscete meglio di me il VR, però mi piacerebbe mostrarvi un video di quella che potrebbe essere l'esperienza all'interno di uno dei nostri di quelli che sono i nostri sistemi. Speriamo che vada. No, forse non è andato l'audio. Questa è la guida subacquea che ci guida proprio come se fosse un vero sub. Sono dei punti di interesse e chiaramente si accedono alle stanze e c'è tutta una storia che viene narrata all'interno del Serious Game e qui viene la ricostruzione della villa. Questa la modellazione è fatta tutta in Blender ovviamente.
quindi ci possiamo muovere liberamente all'interno della villa. Poi ovviamente si ritorna in acqua e si finisce la visita. Grazie. Questo però non ci bastava e quindi abbiamo voluto spingere di più e abbiamo pensato che quando si va sott'acqua chiaramente vediamo soltanto le mura di cinta, le basi delle ville, e spesso ci dobbiamo ricordare il briefing che ha fatto la guida un'ora prima, e allora abbiamo pensato che poteva essere interessante riportare la realtà aumentata sott'acqua. Chiaramente è molto più complesso che fuori dall'acqua, perché è difficile localizzare i subacquei sott'acqua perché non c'è GPS. Quindi con un sistema acustico abbastanza complesso riusciamo a localizzare i diver sott'acqua, e tramite ARKit, ARCore e altre tecnologie che abbiamo sviluppato siamo riusciti a portare la realtà aumentata sott'acqua. Quindi ai visitatori presto verrà dato un tablet dove ci sarà la guida con la mappa, dove verrà indicato il percorso da fare sott'acqua, e avvicinatosi ai punti di interesse sarà possibile guardare com'era la ricostruzione di quella parte di villa sott'acqua, e quindi godere della villa, come dell'ipotesi ricostruttiva della villa anche sott'acqua. E c'è un video che vi fa vedere, insomma, le fasi di test e un po' come funziona il sistema. Sì. Due volte, eccolo qua, devo cliccare due volte. Siamo una... andare sott'acqua siamo in quattro, e più tra tecnici siamo una ventina circa. No, fa un altro video di due minuti e poi finito. Questo è il tablet, chiaramente questa era una versione prototipale, quindi è la bottiglia che vedete dietro, è diventata un cubetto così piccolo. Quello è il sistema di localizzazione, e questo è quando si scoprono i mosaici. Questa è molto bassa, intorno ai 5, 6, 8 metri massimo, poi ci sono parti più profonde. E questo è quello che si vede del tablet mentre si è sott'acqua. Next step. Questi sono dei marker che usiamo sott'acqua per la realtà, quindi quando il mosaico non è scoperto si vede il mosaico dal tablet. Questo è quello che facciamo, e vi mostro solo l'ultimo video che un po' spiega tutta l'attività sia scientifica che appunto divulgativa che facciamo, che abbiamo fatto in un altro sito, quello di San Pietro in Bevagna, che è Manduria, la zona di Manduria nella provincia di Taranto. E questo è un po' un video che fa vedere tutte le attività, quindi dalla parte di scavo, quindi di pulizia del sito, alla parte di acquisizione, alle indagini scientifiche che si fanno con l'ultravioletto, con altre tecniche, e fino all'utilizzo del tablet.
Questi sono dei sarcofagi romani. Dicevo, durante la fase di acquisizione visiva, quindi la fotogrammetria vera e propria, le caustiche non vi creano problemi? Sì. Come le eliminate? Come? Come vengono eliminate? Allora, tendenzialmente cerchiamo di fare il rilievo quando è nuvoloso, e questo è il punto. Poi ci sono degli algoritmi che lavorano con il machine learning che riescono a togliere le caustiche, non è proprio facilissimo, e altre volte ci sono delle tecniche di scatto con i flash luci che riescono a equalizzare. Comunque non è un lavoro facile. È paradossalmente quasi più difficile a bassa profondità, proprio per il problema delle causte, che ad alta profondità. Questo è il modello 3D. E qui l'utilizzo del tablet. Grazie a tutti. Matteo, rimani qua, gentilmente, se vengono gli altri relatori avrei il piacere di consegnare loro l'attestato di partecipazione. Emiliano? Che forse sono andati via, chi? Ok, c'è. Sì. Ok. Ok, vieni qua Emiliano, Emiliano Colantoni, grazie per la partecipazione. Alzalo così ci fa la foto. Grazie. Grazie Emiliano. Poi ci sentiamo. Allora, Pietro Di Chito. Sì, vieni Pietro. Pietro Di Chito, attestato di partecipazione, grazie. Alza, ok. Prisco Vicinomini. Abbiamo finito, resistete. Umberto Salerni è andato via, Luca Di Cecca è andato via, Nicolas D'Amore. Vieni Nicolas, vieni. Aspetta Matteo che questo è per te. Grazie. Claudio Naviglio. Scusami. Marco Iodice. Marco ci sei, sì? Matteo, vieni, aspetta, faccio Marco. Marco Iodice, grazie per essere intervenuto. Grazie. Vieni Matteo, Matteo Collina, l'attestato per 3D Eserce, come eravamo rimasti d'accordo. Ok, Francesco Andresciani, vieni Francesco. Grazie Francesco. Michele Zampieri. Grazie. Andiamo un po' lì. Grazie. Michelina Occhioni, vieni Michelle. Grazie di tutto. Ok, grazie. Caterina c'è, presente? Ok, Caterina lo do dopo. Grazie Matteo, gentilissimo. Allora, ringrazio la famiglia. Sì.
Tutti i relatori? Allora, tutti i relatori, venite, tornate di qua, facciamo una foto di gruppo. Però, esatto, mettiti là gentilmente, cari. Io mi metto dietro, aggiungo un elemento di più. Riuscite a scendere un pochettino, riuscite a scendere un poco, scendi ancora. Scendi, 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 scendete, scendete. Sì, venite. Sì, non va, non fa niente. Ci siamo tutti, siamo messi bene. Vida blender. Grazie. Ringrazio la famiglia De Mata per aver ospitato l'associazione Blender Italia. Ringrazio tutti quanti voi e nel prego. Cosa? Allora, ringrazio tutti quanti voi per la partecipazione. L'unica cosa, allora, una cosa che vi ricordo: a maggio uscirà il nuovo numero del Blender Magazine Italia. Se non lo conoscete, magazine.blender.it, è chiaramente un mio personale invito all'associazione, d'accordo? Quindi associatevi, cresciamo insieme e facciamo diventare questa associazione sempre più grande, d'accordo? Perché eventi di questo tipo possono essere ancora per il futuro tanti di questi eventi, e spero di avervi in associazione e di riuscire a convincervi a fare eventi come questo, magari più contenuti, nella vostra città, quindi essere voi protagonisti, veri protagonisti della divulgazione di Blender. Sono stato onorato di essere stato qui con voi. Una buona serata a tutti. Grazie. Un ringraziamento per te, vieni cari, grazie. Un ringraziamento particolarissimo a Karin, una donna stupenda, meravigliosa, piena di risorse. Grazie davvero di cuore al professore Luca De Mata, a Caterina, all'invito che ha fatto qui all'associazione. Grazie. Grazie.